La Cascina degli Ulivi, questo luogo è stata comprata da mio nonno negli anni 30. All'inizio ovviamente era un luogo dove si faceva vino, ma come era un tempo si faceva tutta l'agricoltura, quindi si faceva cereali, che era sempre la base più importante, e se c'era anche un piccolo allevamento di bestiame, che è durato fino alla fine degli anni 60. Io mi sono installato qua siccome i fittavoli, insomma i contadini che c'erano, erano diventati anziani e quindi avevano cessato e la terra era vagante, io ero diciottenne e quindi ho ripreso in mano l'azienda perché ho sempre sentito la voglia di ruralità, la voglia di campagna. Da subito ho scelto di fare un'agricoltura, diciamo perlomeno pulita, perlomeno ho avuto una mente critica nei confronti di quello che ci stava proponendo il mondo all'epoca, cioè di un'agricoltura a pensiero unico, chimico-industriale, figlia dell'industria chimica e dell'industria meccanica e gestita completamente dall'industria chimica e meccanica. Io ho ripensato che il mestiere agricolo deve essere un mestiere di libertà e che doveva affrancarsi. Però era un momento di passaggio, perché comunque chi allora si era dedicato all'agricoltura, che non si chiamava neanche ancora biologica, perché è un termine che è stato coniato dopo, il biologico sembrò averci dato la risposta che cercavamo, in realtà i primi biologico era faticoso perché i risultati non erano quelli che ci si aspettavano. La mia fortuna, diciamo, è stato nel 1984 capitare a casa di Luigi Brezza, tenuta Miglia Vacca, vicino a Casale Monferrato, una bellissima azienda dove c'è vigneto, campi e anche bestiame. Mi ha convinto che in questa biodinamica c'erano probabilmente delle risposte che stavamo cercando. E ad oggi penso che comunque il metodo biodinamico è un metodo che tra i metodi agronomici conosciuti è quello che in maniera più semplice dà le migliori risposte e i migliori risultati. Quindi io mi sono avvicinato alla biodinamica per ragioni puramente pragmatiche. La concezione agricola della biodinamica è una concezione che comprende profondamente la pianta, ne comprende profondamente il ruolo sulla terra e quindi cerca di coadiuvarne la crescita secondo le leggi della natura, che sono leggi che partono dalla terra ma che sono anche nel cielo, perché sono leggi universali, e quindi basandosi sulle leggi della natura si riesce a fare un'agricoltura sana, pulita e anche produttiva.